Quindi ci sono le potenzialità che vanno sfruttate, e questo è l'impegno che noi abbiamo preso oggi. Come? In due direzioni. Primo, unire i territori, creare un sistema aeroportuale lombardo dove gli aeroporti e i territori collaborino per lo sviluppo comune, quindi basta lotte tra Linate e Malpensa o tra Linate e Bergamo o tra Bergamo, Brescia, Verona, tutte queste cose devono appartenere al passato. E noi come regione vogliamo essere il coordinatore di questa grande azione di richiesta e di unione dei territori. Ci sono le possibilità per farlo? Sì, io mi impegno personalmente per farlo. Secondo, convincere gli interlocutori che possono intervenire, in primo luogo il governo, ma anche la nuova Alitalia, la chiamo così, sperando che il nuovo socio sia più sensibile alle questioni di business che non alle questioni politiche, e Etihad, quindi sensibilizzarli e convincerli che bisogna investire su Malpensa. Proprio per questo, anche per questo, fra due giorni, mercoledì, incontrerò il ministro Lupi, e partendo proprio dalla decisione di oggi, cioè della passare dalle parole ai fatti, azioni concrete del territorio, vedere le iniziative da prendere, le azioni da prendere, perché Malpensa sia davvero quello che può essere, potenzialmente essere, che è stata anche in un recente passato, senza quindi la penalizzazione e l'ostilità di Alitalia, perché questo è stato un elemento fondamentale e negativo, e con l'appoggio del governo, ma soprattutto dei territori della Lombardia, io penso che la battaglia di Malpensa si possa vincere.